la liquidità dovuta ai mancati pagamenti, insomma, a cui lo Stato aggiunge anche chiaramente l'onere dell'IVA e delle tasse. Quindi non solo, diciamo, l'imprenditore che è per motivi legati, diciamo, a gestione probabilmente non adeguate dei propri clienti, di qualche proprio cliente, non incassa la fattura, però automaticamente deve pagare comunque allo Stato l'IVA su fatture non incassate e, se la cosa va avanti per le lunghe, anche le tasse, insomma. Quindi questo si aggiunge, diciamo, un ulteriore problema al problema del mancato incasso, insomma. Quindi l'idea del progetto che ho immaginato e che ho condiviso e che sto condividendo appunto con il Movimento 5 Stelle, a partire appunto da Filippo De Gasperi, è proprio quella di creare una commissione che ci aiuti innanzitutto a congelare l'efficacia di questa fattura, quindi a definire il fatto di un mancato incasso, e da quel momento evitare, cioè bloccare anche il pagamento dell'IVA e di conseguenza delle tasse, in modo tale da coinvolgere lo Stato, in questo caso indirettamente, ma coinvolgerlo, perché purtroppo in Italia la maggior parte delle imprese, vorrei solo fare un numero, lo scorso anno solo in Trentino hanno chiuso 145 aziende, quindi 145 aziende vuol dire che, se facciamo una piccola media, 10 dipendenti per azienda, ci sono 1450 persone che sono rimaste senza stipendio e quindi senza la possibilità di avere diciamo il loro futuro, di poter impostare, di portare avanti il loro futuro, insomma. Quindi non oso immaginare i numeri che ci sono a livello nazionale soltanto dell'ultimo anno, insomma. La maggior parte delle chiusure delle imprese sono legate appunto ai mancati pagamenti, la maggioranza sono queste, insomma. Quindi lo Stato per il momento non ha neanche preso in considerazione questo aspetto, insomma. Non solo lo Stato, per la verità, perché non lo prende in considerazione nessuno, nemmeno la pubblica amministrazione, nemmeno i giornali, nessuno, fondamentalmente. Quindi a me è venuta l'idea, dopo aver perso oltre 400.000 euro in 2 anni, diciamo, legati appunto a mancati pagamenti, quindi a concordati continuativi e tutte le porcherie che sono state create, diciamo, per dare vantaggio alle aziende che decidono di non pagare, perché il concordato non è altro che una porcheria decisa, diciamo, dal governo dell'epoca, comunque dello Stato italiano, per permettere alle aziende che hanno deciso di non pagare di andare avanti, insomma, rovinando gli altri naturalmente. Quindi in questa ottica, diciamo, l'obiettivo è non pagare l'IVA naturalmente sui mancati incassi, e in questa formula coinvolgere e obbligare lo Stato italiano ad aiutare l'imprenditore ad andare a recuperare quell'incasso attraverso magari la guardia di finanza, insomma, evidentemente. In questa maniera, quando nel momento in cui io ho incassato la mia fattura, pago l'IVA e di conseguenza pago le tasse. Nel frattempo lo Stato si ritroverà con un mancato introito, insomma, e questa è la speranza, diciamo, che attraverso questa mancanza, diciamo, di continuità del pagamento, lo Stato si senta coinvolto, diciamo, a venirmi ad aiutare piuttosto che vessarmi, piuttosto che bastonarmi. Spero che questo possa essere di interesse comune e quindi di poter avere al nostro fianco non soltanto il Movimento 5 Stelle, ma anche tutti gli imprenditori, ma non solo gli imprenditori, perché questa è una battaglia che non comprende solo la necessità di salvaguardare l'impresa, ma soprattutto salvaguardare i posti di lavoro di tutte le persone che le imprese comprendono, evidentemente, e creano, perché l'impresa non è fatta da un imprenditore con un capannone, è fatta dalle persone che ci lavorano all'interno, insomma. Grazie molto.